Alex, hai ricevuto tutto? E come? Questa è la prova che stavamo cercando, Adam. Roba grossa. Dobbiamo riferire a Genos. Stavolta voglio parlargli. Prepara tutto e dimmi dove. Farò il possibile. A più tardi. Adam, che ci fai qui? Faccio il mio lavoro. E tu? Io... Scusami, forse ho sbagliato tono e mi hai fraintesa. Non imparerò mai. Comunque, volevo chiedere al direttore Miller se ha notizie di Vince Black, il capo della divisione crimine organizzato. Black è ancora infiltrato nell'organizzazione dei Dvale, vero? Sì, talmente bene che inizio a preoccuparmi per lui. Dovevamo vederci una volta alla settimana per ricordargli qual è la sua vera vita, solo che ha già saltato il primo appuntamento. Mi risulta che l'influenza dei Dvali vada ben oltre i confini della Repubblica Ceca. Forse è fuori città. Forse. E forse puoi aiutarmi a scoprirlo? Sì, farò qualche ricerca. Quando è stata l'ultima volta che vi siete sentiti? La prima e ultima volta è stata nel suo ufficio qualche giorno fa. Era nervoso, come turbato dalla mia presenza. Magari darò un'occhiata nel suo ufficio, già che sono qui. Conviene farlo, no? Senti, Adam, Leone sta aspettando i miei primi rapporti e sono sicura che il direttore Miller non sarebbe felice di trovarci nel suo ufficio. Quindi, se non c'è altro, mi piacerebbe tornare al lavoro. Ok, bene. Ti avviso se scopro qualcosa su Black. Grazie. A Londra, il collettivo ha disattivato il controllo del traffico. Il collettivo ha falsificato le votazioni. Ieri a mezzogiorno ho seguito Vince fino al cinema di repertorio. Quantità di da analizzare è enorme. Documenti segreti portando alla bancarotta aziende di primo piano. Pericolosi al mondo, malgrado gli atti di stima che riceve dal media clandestini. Qui è Eliza Cassan, informazione di Vale. Rilevato. Tracciamento avviato. Accesso consentito. Delara, sono nell'ufficio di Vince. Forse ho una traccia, un appuntamento con un informatore. Sembra promettente, Adam. Hai intenzione di seguirla? Forse così scopriremo che gli è successo. Se gli è successo qualcosa, non diamo per scontato il peggio. Adam, Genus ha ascoltato quella conversazione NSN. Dice che dovete parlare. Bene, dimmi dove. C'è un centro di informazioni turistiche abbandonato nella piazza centrale. Non farti seguire. Ho anche delle informazioni su Marcinko per te. Troverai il tutto su un palmare vicino al luogo dell'incontro, nei pressi della metro. Cerca un cestino con un segno fatto col gesso. Va bene. Questa conversazione non sta avendo luogo. Interruttore d'emergenza. Capisci, no? Niente gente, il quartiere. Non sono altro. Sunrito. Ti stai sbavando addosso, tesoro. Hai fame? Mamma. Prima i soldi. Allora, avevo
tipo ragione su questo posto o cosa? Assolutamente. Il nero è il mio colore preferito. Del quartiere vecchio non e era male. Tu? Ma quest'aria riesce a essere veramente straordinaria. Peccato non ci siano tour in elicottero. Mi piacerebbe il vedere nero dall'alto è il mio colore preferito. Come si uniscono le due aree di... Sei Vincent Black? Sono io, Dobromila. Per favore. No, anche tu sei... Mi spiace, mi sono sbagliata. Io sto aspettando qualcuno. So del tuo incontro e sono ansioso quanto te di incontrare Vince. Forse possiamo aiutarci a vicenda. Chi sei tu? Cosa credi di sapere? Vince e io lavoriamo insieme. So chi è, so cosa fa e so che ci sono persone preoccupate per lui. È in pericolo? Gli è successo qualcosa? Ancora non lo so. Sto cercando di scoprirlo. Ho la sensazione che non sia il solo essere in pericolo. Hai tirato a indovinare. Non avevi modo di sapere chi fossi né perché mi trovo qui. Non è che ho tirato a indovinare. Di sicuro non sei un Dvali. Anche se avrei dovuto immaginare che Vince Black non fosse potenziato. Dovrei essere più discreta. Dovremmo esserlo entrambi. Che genere di problemi hai? Vince voleva comprare delle informazioni sull'operazione di mio marito. Vlasta gestisce una cosa su cui indagava Vince. Avvicinati. Fai finta di baciarmi sul collo. Tuo marito è a capo di un'operazione Dvali. Credo che qui ci siano persone che lo conoscono. Non pensi che baciare sua moglie possa attirare l'attenzione? Un flirt illecito. Se lo aspettano. Lui tradisce me, io tradisco lui. Ma il suo lavoro è un altro paio di maniche. Dobbiamo essere cauti, tesoro. Ti dirò tutto quello che posso. Tutto quello che vuoi. Ma non qui. Non è il momento di fare domande. Lo capisci, sì? Dovremmo parlare altrove. Partirò in treno stanotte. C'è un cortile isolato vicino ai binari, a Prekarska. Tu aspettami là e io ti raggiungerò. Non voglio che qualcuno ci veda uscire insieme. Sei sicura di cavartela fino ad allora? Sono sopravvissuta finora, sposata a quell'uomo. Penso di poter reggere un'altra notte. Me la caverò. Devo solo bere qualcosa per darmi coraggio e sciogliere la lingua. Ci vedremo presto, lo prometto. Ciao. Lara, ci sei? Cosa c'è, Adam? Qualche novità su Vince? Ho parlato con il suo contatto, una donna che doveva passargli informazioni su un'operazione Dvali. Lui però non si è fatto vedere. Ho una brutta sensazione, Adam. Fa il possibile per trovarlo e speriamo che stia bene. Ascolta, i tuoi documenti ti permettono di circolare solo nel quartiere precedente. Andiamo, forza, ti sbatto dentro. Mani dietro alla testa. Secondo te... Voglio essere certo.
essere seguita. Qui possiamo parlare, credo. Finalmente. Insieme la faremo pagare a Vlasta. Vlasta, tuo marito. Cosa sta succedendo di preciso? Che informazioni hai? Contrabbando, armi, droga, puttane, di tutto, tesoro. E tutto finisce a est. Ho l'indirizzo del posto dove si trova la merce. E ho il codice per farti entrare. Va a vedere con i tuoi occhi. E poi fai quello che ritieni di dover fare. Vuoi che blocchi l'operazione di contrabbando di tuo marito? Perché? Ho accettato di vendere mio marito in cambio di una nuova vita. Vince e io stavamo definendo i dettagli. Tu stai cercando Vince, puoi seguire la sua pista. Ora devo trattare con te, pare. C'è altro che dovrei sapere su tuo marito? Vlasta è come tutti i giovani Dvali. Non puoi discutere con loro. Non puoi fargli paura. Non puoi fare appello alla loro umanità. Gli interessa solo consegnare in tempo. E sbavare dietro a donne che non sono sua moglie. È per questo che lo fai. Per vendicarti di qualcosa che ti ha fatto. Io non ho illusioni sull'uomo che ho sposato. Sapevo che era ambizioso. Ansioso di fare colpo sulle persone sbagliate. Ma non pensavo che sarebbe diventato un mostro. Ma voglio che paghi, che sia costretto a fuggire con la coda fra le gambe. Se vengo coinvolto, c'è la possibilità che non torni mai più a casa. Cosa farai con le informazioni che ti darò non mi interessa. Io voglio solo ripartire da zero. Bene, quanto vuoi per rivelarmi queste informazioni? Il prezzo per comprare un biglietto per Berlino e iniziare una nuova vita. Era questo l'accordo con Vince. Dicono che Berlino è la città giusta per scomparire. Ecco, dovrebbe bastare per portarti via da qui. Va bene. Grazie. Mio marito ha un deposito vicino alla banca Palisade. Il codice è 2565. Quello è l'elemento chiave della sua operazione. Spero che troverai quello che ti serve. Lara, l'operazione Dvali seguita da Vince. Ho l'indirizzo del deposito con la merce di contrabbando che cercava. Forse lo cerca ancora. O forse l'ha trovato in un altro modo. Questa informazione, come l'hai avuta di preciso? Dall'informatore che doveva vedersi con Vince. Ha accettato di parlare con me. La cosa non mi sorprende. Sai come ottenere la fiducia degli altri, Adam. Comunque ho una traccia. Ti terrò aggiornata.